tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Primo giorno di sciopero della fame per il sindaco di Cartoceto che questa mattina è salito su una gru per protesta. Vogliamo tornare nelle nostre case, le due famiglie sfollate dopo il crollo delle mura avvenuto 2 anni fa. Tra poco, dopo il telegiornale, torna Primo Cittadino in diretta il sindaco di Fano Massimo Seri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, prima notte l'addiaccio per il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, che questa mattina per protesta è salito su una gru del suo paese per dire sostanzialmente a tutti: non voglio un'altra Genova. Non sono solito a sceneggiate e pagliacciate, perché sono un uomo delle istituzioni che ama le istituzioni e le rispetta, ma i sindaci non possono essere lasciati soli di fronte ai 1000 labirinti della burocrazia. Il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, vuole delle garanzie ed oltre ad aver scritto una lettera al presidente Napolitano, al premier Renzi e al capo della protezione civile, Franco Gabrielli, per spiegare la situazione del borgo medievale, questa mattina ha ribadito l'importanza del suo gesto parlando al megafono davanti ai concittadini, alle autorità locali, parenti ed amici, una volta salito sul braccio meccanico di un'autogru. Dopo essere stato adeguatamente imbragato intorno alle 12.30 e innalzato di una decina di metri tra gli applausi dei presenti, ha iniziato ufficialmente lo sciopero della fame e della sete. L'aveva annunciata ieri pomeriggio, questa azione clamorosa contro la burocrazia che impedisce l'inizio dei lavori di ricostruzione e di consolidamento delle mura cittadine. Infatti parte della cinta muraria è crollata in 2 occasioni, nel novembre del 2012 in via del Santuario, proprio dove oggi è stata posizionata la gru, e a novembre 2013, quando provocato danni sia in piazza Garibaldi che in piazzale Marconi, dove si è aperta una voragine spaventosa di 10 metri per 20 e profonda circa 10. Ora la protesta e lo sciopero continueranno fino a quando gli organi preposti non forniranno al comune delle certezze. Dopo l'annuncio di ieri, ha già ricevuto un riscontro da parte delle istituzioni? Beh, non ancora, ovviamente questa mattina inizierà questa manifestazione pubblica di protesta in collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile, il comitato cittadino L'Urlo di Cartoceto. Non sono nemmeno solito a scenate e gesti plateali, però credo che ormai Cartoceto, a 2 anni dal primo crollo, abbia bisogno di una protesta ed una rappresentazione forte di quelli che sono i problemi che appunto caratterizzano la cinta muraria del capoluogo del comune marchigiano. Tanta la cittadinanza già presente che la sta supportando. Sì, questo ovviamente mi fa particolarmente piacere, perché contrariamente insomma a quello che sta avvenendo anche in altre città d'Italia, qua c'è una forza che batte all'unisono tra amministrazione comunale, cittadinanza e tessuto associativo, affinché anche altri organi competenti, altre autorità preposte, oltre a quella del sindaco, si assumano le responsabilità per dare risposte in tempi celeri e soprattutto certi a quelle che sono le esigenze di Cartoceto. Queste risposte devono arrivare dal presidente del TAR Marche, al quale Rossi chiede che si impegni affinché l'udienza del 23 ottobre su ricorso presentato da una delle aziende escluse dalla gara d'appalto per i lavori di ripristino si chiuda con una sentenza, ma chiede anche che i 178.000 euro impegnati dalle amministrazioni locali siano esclusi dal patto di stabilità, e infine che a Cartoceto siano assegnati i fondi dell'8 per 1000 richiesti alla ricostruzione dei beni culturali. Per le mura la Regione Marche ha messo a disposizione 1.200.000 euro, ma il sindaco ricorda che la spesa prevista è di 3-4 milioni di euro. Questo atto violento è proprio la dimostrazione che siamo veramente stanchi di questa situazione, di questa burocrazia che ci obbliga a vivere giorno per giorno in una situazione di grosse difficoltà
sia organizzativa ma anche poi dal punto di vista anche economico. Siamo disposti a tutto, bisogna fare in fretta, vergogna. Questi sono soltanto alcuni dei cartelli, degli striscioni che componenti dell'associazione L'Urlo di Cartoceto hanno preparato, hanno scritto per esprimere il loro pensiero sulla burocrazia. Guardate quello striscione lassù. La burocrazia uccide Cartoceto come Genova? Questo è quello che si chiedono. Le parole sono quasi inutili, basta alzare gli occhi a vedere, sono 2 anni che la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, ogni acquazzone che arriva sempre più forte, continua il solito sistema della burocrazia italiana, saremo noiosi, l'ha detto anche il sindaco di Genova non più di 48 ore fa, purtroppo però la storia è questa, vengono stanziati fondi e non vengono utilizzati perché ci sono dei cavilli burocratici. E ci sono 2 famiglie a Cartoceto che attendono di poter rientrare nelle loro abitazioni. È così, non lo so cosa dobbiamo fare, non lo so. Siamo stanchi tutti e 3, noi siamo stanchi, vogliamo andare nella nostra casa. Il dispiacere e la rabbia regnano negli occhi e nelle parole di coloro che vorrebbero solo poter ritornare a casa. Ne abbiamo bisogno, ci dicono coloro che sono stati sfollati dopo l'alluvione del 2012, che ha provocato il crollo di un tratto delle mura cittadine. Quando vi hanno mandato via di casa? 17 di novembre 2012. Quindi è tanto tempo. Dove abitate adesso? Uno di Fano, che ce l'ha data, l'affitto è il pane comune. Le bollette le devo pagare tutti io. Che cosa si augura, signora? Che cosa spera? Speriamo che ce la facciste sta casa, accomodare. Siamo stanchi di stare. Là è sempre freddo, noi siamo anziani. Vogliamo andare nella nostra casa e basta. Siamo fuori casa da 2 anni, abbiamo bisogno della nostra casa. Qui ci sono diversi problemi da affrontare. Uno di questi è tutelare le famiglie. Sì, quello diciamo è il problema principale per dare risposta a quelle famiglie che oggi hanno esposto gli striscioni e che sono sfollate da quasi 2 anni. Quella è la nostra preoccupazione principale. Io mi auguro che questa manifestazione serva a qualcosa e che si vedano i risultati prima possibile, perché se entriamo nell'inverno non solo questo muro ma tutta la cinta muraria della piazza sicuramente sarà a rischio caduta, e quindi con le conseguenze di tutte le case che ci sono all'interno del centro storico. Non abbiamo nessuna vincolo con nessuna associazione e nessuna col sindaco attuale o anche col precedente, per noi sono tutti uguali, l'importante è che loro ci seguono su questo percorso e noi li affianchiamo in tutti i modi. Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in una curva della strada comunale della Selva, coinvolti una macchina agricola e 2 autovetture. Per fortuna nessuno si è ferito, ma ci sono stati danni ingenti ai mezzi. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Pesaro per i rilievi di legge e una dei vigili urbani di Fano che hanno bloccato il transito. Questa mattina nella sede di ASET Federico Romoli, il presidente uscente, ha salutato tutti e ha fatto un bilancio della sua attività. È soddisfatto di poter annunciare i dati che riguardano la raccolta differenziata. Il presidente uscente dell'ASET SPA, Federico Romoli, che questa mattina ha fatto un bilancio della sua permanenza nell'azienda. Infatti, con l'ultimo aggiornamento a luglio 2014, emergono dati importanti per il lavoro svolto dai cittadini di tutti i comuni serviti dall'ASET. Un'unica precisazione va fatta per Pergola, in cui la raccolta differenziata è partita da poco tempo. Tutti i comuni hanno superato la percentuale di raccolta differenziata del 70%, compreso Fano, nonostante abbia concluso, diciamo così, la copertura integrale del territorio soltanto da quest'estate. E sulle isole ecologiche trasformate a cielo aperto, di cui la nostra redazione se ne è occupata spesso, Romoli precisa che è stato implementato il servizio di pulizia con del personale specifico, ma ha lanciato anche un appello alla collettività affinché eviti di ridurle in quello stato, visto che è un costo in più sia per l'azienda che per i cittadini stessi. Inoltre ha ricordato che 2 ispettori ambientali
sono sul territorio per vigilare e sanzionare chi non rispetta il corretto smaltimento dei rifiuti. Questa mattina, poi, prima del passaggio ufficiale di consegna con il presidente subentrante Lucia Capodagli, ha parlato del piano investimenti 2014-2017 del settore idrico, che è stato approvato dall'ATO e che assegna all'ASET 19 milioni di euro. Gli investimenti più importanti saranno diretti per quello che riguarda l'acquedotto, alla bonifica e potenziamento reti di distribuzione, la telelettura e sostituzione di contatori, realizzazione di nuovi pozzi per approvvigionamento, integrazione impiantistica per la gestione dell'emergenza idrica. Per quello che riguarda invece la fognatura e depurazione, potenziamento impianti di depurazione, realizzazione di infrastrutture per il collettamento delle acque reflue e mi fa piacere ricordare che è in fase conclusiva anche l'iter autorizzativo per il potenziamento del depuratore di Ponte Sasso. L'avvocato ha sottolineato anche il buon andamento dell'azienda, infatti l'assemblea dei soci ha approvato il conto economico del primo semestre 2014 che evidenzia una riduzione dei costi di gestione, del personale e canoni versati a terzi. Il margine operativo lordo è di 2.143.000 euro rispetto al 1.611.000 euro dello scorso anno. Soddisfatto quindi Romoli, che accetterebbe una nuova collaborazione con il comune di Fano, ma ora la presidenza passa alla Capodagli, che si occuperà a tempo pieno della gestione e che resterà in carica per 8 mesi assieme al nuovo CDA composto dai dirigenti del comune di Fano Gabriele Fossi e di Mondolfo Flavia Baldelli, con l'obiettivo della fusione con ASET Holding. È solo 2 giorni che sono qua in ASET, devo innanzitutto ringraziare l'assemblea dei soci che mi ha conferito questo incarico, è sicuramente un incarico sfidante, ho trovato una squadra compatta, per ulteriori analisi e valutazioni insomma avrò bisogno di ancora qualche tempo, però ho visto che le potenzialità ci sono. Concludiamo anche con una comunicazione di servizio. Sì, mi permetto ecco di avvisare a tutti i cittadini che in località Madonna Ponte e precisamente sul ponte Metauro stiamo eseguendo lavori di sostituzione della premente fognaria e siccome questa tubazione è aggrappata sul ponte richiede l'utilizzo per 2 giorni di apparati semaforici, salvo ecco delle condizioni meteo sfavorevoli dal lunedì 20 ottobre. Preghiamo i cittadini di avere pazienza e di considerare tempi di percorrenza di quel tratto di strada più lunghi proprio per il senso unico alternato che verrà effettuato. Una fanese è stata premiata nell'ambito del concorso artistico nazionale indetto per celebrare il bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, al quale hanno partecipato oltre 3.000 studenti. Si tratta di Laura Tricarico, alunna della 5a del liceo artistico Apolloni, autrice di una scultura plastica rappresentante un mezzo busto di fanciullo con un copricapo di carabiniere. Ad essere premiate anche la professoressa Anna Gennari, dirigente del polo scolastico 3 di Fano, e la professoressa Milena Rovinelli, insegnante e curatrice dell'opera. Alla premiazione, avvenuta il 15 ottobre scorso, erano presenti il comandante della Compagnia Carabinieri di Fano, Alfonso Falcucci, e il maresciallo Santa Maria, curatore del progetto e dei rapporti con gli istituti scolastici. Ci fermiamo soltanto un istante, il tempo della pubblicità, e poi ritorneremo perché è già arrivato il sindaco di Fano Massimo Seri, al quale potrete rivolgere le vostre domande chiamandoci in diretta allo 0721 86 14 33 oppure inviandoci i vostri messaggi al 338 4968 250. Tra poco.